della storicità di questo risultato, della prima donna presidente nella storia della Sardegna, e soprattutto sono contenta di essere qua con Giuseppe Conte e con Elly Schlein per questo risultato. È l'immagine simbolo della vittoria del Campolargo 5 Stelle PD con Alessandra Todde, prima donna alla guida della Sardegna. Al suo fianco il leader dei 5 Stelle Conte e la segretaria del PD Schlein, che sono giunti in tutta fretta con lo stesso volo ieri sera da Roma per seguire le ultime fasi del lunghissimo spoglio, fatto di sorpassi e controsorpassi tra Todde e il candidato del centrodestra Truzzu. Alla fine, per una manciata di voti, circa 2.700, hanno fatto la differenza per Todde, sebbene la coalizione del centrodestra abbia preso 40.000 voti in più del centrosinistra. A pesare il voto disgiunto, la pentastellata Todde ne ha beneficiato e incassato circa 27.000 voti di elettori che hanno votato solo lei e nessuna lista. Per il centrodestra una sconfitta che pesa, la prima da quando Meloni è alla guida del governo. Di certo la scelta di Truzzu non è stata quella giusta. Il sindaco di Cagliari, dove è andato malissimo, si assume comunque la responsabilità della sconfitta. Questa mattina ho chiamato Alessandra Todde, gli ho fatto gli auguri, gli ho detto che ovviamente ci vedremo in consiglio regionale, che sarò a disposizione per rappresentare gli interessi della Sardegna e dei sardi. Alessandra Todde, 53 anni, di Nuoro, laurea in informatica, fin dall'inizio con i 5 Stelle, è stata per due volte sottosegretaria nei governi Conte e Draghi.